Ciao amici, oggi faremo un piatto, un primo piatto che può anche fungere da piatto unico. Faremo una lasagna, diciamo una sottoclasse della lasagna, però la faremo in maniera un po' più fantasiosa e anche un pochettino più leggera. Infatti non andremo a utilizzare la classica pasta all'uovo per le lasagne, ma andremo a utilizzare il pane carasau. Il pane carasau è un tipico pane praticamente secco, una sfoglia di pane sottilissimo, senza lievito, che che in questo caso andrà a sostituire la nostra sfoglia di pasta tradizionale. L'andremo a creare in dosi monoporzione all'interno delle cocotte di terracotta e la condiremo, la farciremo con una salsa di pomodorini, di datterini confit, intervallata da pezzetti di mozzarella fior di latte o mozzarella di bufala se preferite. Non è finita qui. Andremo anche ad aromatizzare i nostri pomodorini confit con delle spezie, quindi del timo, del basilico, rendendole molto fresche al palato. Vediamo come procedere. Allora, ovviamente ci serve il pane carasau. Allora, ora vi faccio vedere, per tutti quelli che non lo conoscono, che cos'è il pane carasau. Il pane carasau è tipico sardo e si trova al supermercato, ormai in tutti i supermercati più forniti, ed è proprio una sfoglia sottilissima. Ovviamente in questa maniera sarebbe impossibile da lavorare perché è molto fragile. Io ho foderato di carta trasparente una teglia da forno perché non avevo una ciotola così grande per poterlo appoggiare. In questo caso dovremo ammorbidirlo. Come lo ammorbidiamo? Un bicchiere di latte e un pennellino da cucina. Quindi andremo a intingere il nostro pennello e a pennellare tutta la superficie del nostro pane carasau fino a che non ci darà la possibilità di copparlo. Copparlo, ovvero sia farne una porzionatura a nostra scelta in base alla forma che gli vogliamo dare per poterlo andare a inserire, nel mio caso, in una cocotte, ma anche se volessimo metterlo in una classica teglia da forno, ovviamente dobbiamo dargli una forma quadrata, non possiamo fare mezza tonnellata di lasagna perché la forma del pane carosau è questa. Quindi, questo è un compito un pochettino noioso e quindi ci vediamo tra qualche minuto quando lo avrò ammorbidito completamente. Come potete vedere, adesso riusciamo a dargli una forma. Ovviamente, anche se si rompe non è un problema perché poi col nostro coppapasta andremo a prendere la misura che ci interessa. Comunque, per il momento lo lascio un attimo da parte, che finisce di ammorbidirsi, e vado a prepararmi i pomodorini. Allora, l'ideale per questo tipo di ricetta sono i datterini perché hanno meno liquido all'interno, sono più adatti per una cottura confit, sia questi che i ciliegini, ma io preferisco i datterini e in questo momento secondo me sono anche più saporiti rispetto agli altri tipi di pomodoro. Li andiamo a tagliare, ecco, per tagliare i pomodori sempre un coltello a denti, dentellato, perché questo tipo di taglio, se provate a farlo con un coltello liscio, ve lo potete scordare, perché ovviamente la lama va a fare attrito e ve lo trascinate dietro completamente. Ok, io ne ho un po' da tagliare, quindi ci vediamo tra poco. Tagliato tutti i pomodorini, a questo punto, padella, filo d'olio, spicchio d'aglio e accendiamo. La facciamo andare su un fuoco un pochettino più allegro, nel senso perché non dobbiamo bollirli, dobbiamo dargli un po' di sapore. Perché? Perché noi poi questi pomodorini li andremo a frullare nel mixer a immersione. Quindi questa fase iniziale di cottura ci serve solamente per insaporirli un po' di più. Perché vi ho detto confit? Noi andremo a utilizzare anche un po' di zucchero di canna. Normalmente lo zucchero si usa
con il pomodoro perché spegne un pochettino l'acidità, no? Quindi quando fate anche la classica pasta al pomodoro, oltre a mettere la dose di sale, vi consiglio di mettere anche una puntina di zucchero perché lo rende un po' meno acido. In questo caso, oltre a spegnere l'acidità, andrà a creare una sorta di caramellizzazione, da lì la parola confit, quindi una sorta di pomodoro confettato. Ovviamente non diventeranno dolci, però darà questo sprint in più che secondo me nella nostra ricetta ha un suo perché. Quindi andiamo a mettere i pomodori. Li abbiamo fatti anche un po' flambare con un pochettino di erbe, quindi io ho preso del basilico fresco del mio terrazzo, del timo fresco, anche qui senza esagerare. Li spezzettiamo un po' perché almeno spezzandolo liberiamo un po' gli oli essenziali, però senza andarli a tritare in maniera troppo fine. Del timo ovviamente togliamo il rametto, anche perché poi quando andremo a frullare, se no diventiamo matti a cercare il rametto. Wow, che profumo! Peccato che non hanno ancora inventato la ripresa olfattiva, perché si sente un profumo. I nostri pomodorini sono a buon punto, a questo punto zucchero di canna, senza esagerare perché sennò non è che dobbiamo fare un dessert, però andiamo a ricoprire, non so se si riesce un po' a vedere con lo zoom, andiamo a ricoprire la superficie dei pomodorini con una leggera crosticina di zucchero di canna. Sempre a fuoco bello allegro, lo lasciamo andare pochi minuti perché poi, ripeto, avranno una successiva cottura nel momento in cui andremo a creare le nostre lasagnette. Quindi questa deve essere solamente una precottura che permetta di aromatizzare al meglio il pomodorino. È il momento di assaggiargli il sale. Direi perfetti. L'unica cosa, togliamo adesso l'aglio, perché sennò non è il massimo frullare una testa d'aglio, uno spicchio d'aglio insieme al pomodorino. Ok, io direi che qui ci posso spegnere. Andiamo a questo punto a creare la nostra lasagnetta. Quindi, vi ho parlato prima del famoso coppa pasta. Questo è un classico coppa pasta di metallo, di acciaio, che può essere usato per anche in pasticceria, può essere usato per tante cose in cucina perché vi permette di anche per fare la pasta fresca. Prendiamo la nostra pasta che nel frattempo si è ben ammollata, fin troppo forse, anche si è attaccata quasi. Vabbè, tanto prendiamone il pezzo che ci serve. Voilà, prendiamone un pezzetto. A questo punto, con il nostro coppa pasta, andremo a fare dei cerchi tutti uguali, ovviamente cercando di utilizzare, come vedete, vengono dei cerchi pressoché perfetti, e in questa maniera riusciamo a farlo contrariamente a prima. Ok, io adesso taglierò un bel po' di cerchietti, ci vediamo dopo quando sarà il momento di creare la nostra composizione. I dischetti sono pronti. Come vedete hanno tutti la loro bella forma rotonda. A questo punto dobbiamo andare a preparare la nostra salsa di confit. Quindi li abbiamo fatti cuocere prima. A questo punto li aggiustiamo solamente con un pizzico di pepe che non abbiamo messo prima. Ok? Ed è arrivato il momento di versarli all'interno del nostro bicchiere del mini pimer. Frullatore a immersione e via. In questo caso andranno frullate anche le bucce, quindi non avremo nessun problema. Ok, la nostra salsa di confit è pronta. Ultimo assaggio di sale per capire se è a posto.
perfetto. A questo punto andiamo a preparare la nostra dose. Allora, prendiamo una cocotte, come vi dicevo, tenendo conto che possiamo gestire due modi di servizio. La possiamo o servire direttamente nella cocotte, quindi dopo averla cotta in forno, con tutta la sua stratificazione, che però rimane nascosta, quindi la si mangia all'interno senza vedere i vari strati. Oppure possiamo servirla, prepararla sapendo che poi la andremo a servire al contrario, perché una volta cotta andremo a rovesciarla sul piatto da portata e quindi quello che noi andremo a mettere adesso all'inizio in realtà sarà quello che vedremo per ultimo. Quindi io proverò questa tecnica e andremo a mettere un pochettino di salsa. Okay. Poi andremo a mettere il primo strato di sfoglia, quindi la nostra finta sfoglia, delle mozzarelline. Allora, io ho preso queste mozzarelline fior di latte, però nel senso decidete voi, nel senso tanto qui basta mettere una mozzarella perché deve sciogliersi bene. Poi l'ho fatta una volta con la bufala ed effettivamente la bufala ha un suo perché. Ancora un po' di salsa confit. Andiamo a mettere un altro strato di pane carasau. Continuiamo con un po' di mozzarella. Ecco, la mozzarella vi conviene metterla proprio nel centro, perché andandosi poi a sciogliere ovviamente rischia meno di attaccarsi al bordo. Ancora un po' di confit. Un'altra sfoglia. Poi decidete voi quanti strati volete fare. Diciamo che non è una cosa che poi in forno sale, cresce di dimensione, quindi converrebbe farlo più o meno fino in cima. Ancora un po' di confit. Un altro pezzo di sfoglia. E direi di fare l'ultima. Ovviamente se la rovesciamo dobbiamo finire con la sfoglia, quindi se la serviamo in questa maniera possiamo terminare con il pomodoro ovviamente sopra. Ecco fatto. Questo è un po' come si andrà a presentare da prima della cottura. Ci vediamo, io adesso finisco tutte le altre, poi ci vediamo nel momento in cui andrò a cuocere. È arrivato il momento di infornare le nostre lasagnette. Io per ora ne infornerò una per farvi vedere il risultato finale. Forno a 200 gradi, tempo circa 10-15 minuti, comunque poi date un'occhiata. Io diciamo con un forno ventilato forse possono essere sufficienti una decina di minuti. 200 gradi, ci vediamo tra 10 minuti. Trascorsi 10 minuti, è il momento di sfornare la nostra lasagnetta. Quindi, con l'aiuto di una spatola, cercare di staccarla dai bordi, perché una presentazione, come vi dicevo prima, potrebbe essere questa. Quindi la serviamo nella sua cocotte e il vostro ospite col coltello e forchetta la va a tagliare. Quello che voglio fare io, se Dio vuole, vediamo se mi riesce, è andarla a capovolgere sul piatto di pollo. Andiamo a capovolgerla. E voilà! Perfettamente riuscita.
Ecco la nostra lasagnetta di pane carasau con crema di con salsa di pomodorini datterini confit e mozzarella fior di latte. Sono contento che si è sfornata, se no sai che figuracci. Niente, amici, adesso è l'ora di andarla a mangiare e quindi niente, ci vediamo presto con una nuova ricetta. Saluto anche dalla parte della sous chef. Ciao ciao!